Questo pellegrinaggio insolito. Ma questo pellegrinaggio insolito lo facciamo perché vogliamo andare alla tomba di San Marco. Noi siamo rimasti affascinati dalla bellezza del pellegrinaggio in sé, del camminare su una strada per arrivare a una meta con uno spirito da pellegrini religiosi, quindi con uno spirito in cui ci si mette in un'avventura e la si vive così come capita giorno per giorno. Abbiamo visto che è un'esperienza bellissima e abbiamo deciso che anche dalle nostre parti ci andava qualcosa di questo genere. Potrebbe diventare un pellegrinaggio fisso come sì, questa la è la prova che noi facciamo per poi instaurare in modo permanente un cammino di San Marco che va dalla tomba dell'Evangelista San Marco e che vuol dire coinvolgere tante persone. Io mi sono già girato molti vescovi e abbiamo sentito tanti punti di passaggio e speriamo di riuscire a fare questa cosa. Adesso noi lo proviamo per vedere com'è, che effetto. Stasera sarete a Cremona? Stasera siamo a Cremona, dormiremo al seminario. La notte scorsa siamo stati accolti dagli scalabriniani a Piacenza. Come? Sì, domani Coltaro. Sì. E poi niente. Noi tutti i giorni ci leggiamo un capitolo del Vangelo secondo Marco. Quando arriveremo a Boretto sbarcheremo e continueremo a piedi. Fino a Venezia. Ci saranno 11 giorni di cammino e 6 di pagaia. E così.